positiva, l'influenza anche nella motivazione. Non tener conto di queste cose e non aver letto quello che hanno scritto i suoi della stessa tua terra, le varie cose, significa non fare storia, ma voler fare polemica per la polemica strumentale che a me sinceramente non interessa, mi interessa la ricostruzione di quello che è accaduto, dei documenti e soprattutto ci sono altri elementi. Com'è possibile che in quel periodo tutti, ma quel periodo, davano la stessa interpretazione di quello che era successo? Non solo i Borbone, insomma, nelle loro idee di quello che, ma anche gli ufficiali e i militari. Nel carteggio che io cito anche in Controstoria dell'Unità d'Italia, a un certo punto Cadorna scrive e fa i complimenti a Mazzei della Roche perché finalmente è stata fatta giustizia, perché ho saputo quello che era accaduto ai poveri soldati di Bracci. E ci fu di più, ancora documenti ufficio storico dell'esercito, sul comportamento di Bracci fu nominata una commissione di indagine per cercare di capire come mai fu così imprudente da entrare nel paese. E da quegli atti si capisce ancora di più. Allora, o parliamo di cose serie e facciamo di ricostruzione seria, oppure facciamo solo sulla base di una lettera trovata, che magari di una signora che non era lontana e non avrà avuto morti. E quindi dà delle informazioni che possono essere fuorvianti. E quindi, infatti, anche perché poi nel diario che possiede e che viene ristampato, io ho la prima edizione, si parla di cose devastanti che erano successe, di testimonianze tremende dell'epoca. Insomma, e come è possibile allora fermare e appigliarsi alla storia? Non fu strage perché furono 13, perché ne conosciamo 13 di nome. E allora non sono stragi quelle naziste. Perché non siamo a migliaia di morti là, ma siamo a decine di morti in Italia almeno. Hai ragione. Va bene.